tutti, vi do il benvenuto a nome di Sharper, degli organizzatori e dello staff che ci sta aiutando. Allora, questa non sarà una lezione sui terremoti, mi hanno chiesto di non fare lezione sui terremoti, per cui intanto per voi forse sarà una conferenza, qualcosa di nuovo, per cui non vi interrogherò e quindi potete volendo venire un po' più avanti. E sarà invece una sorta di conferenza più una chiacchierata, mi auguro, su quelle che sono le bufale che girano, che ruotano attorno al terremoto. Vi invito a fare domande, tante domande, alzate le mani, se ho una luce puntata addosso, quindi magari non vedo le vostre mani alzate, ma gli insegnanti possono intervenire. Non vi vergognate a fare domande, mi raccomando. Io sono Francesco Visini e lavoro all'IMGV dell'Aquila, sono un geologo e vorrei... Ex alunno del MASH, è vero. È la colpa, diciamo, della mia scelta di fare geologia, un po', anzi, buona parte del professor Pellegrini che insegnava geografia fisica alle superiori. Quando si studia geologia si inizia a guardare il mondo sul quale viviamo con occhi un po' diversi. Chi di voi ha avuto modo di girare per l'Italia o per il mondo si è accorto, insomma, che la terra sulla quale viviamo è un posto abbastanza variegato, no? Ci sono montagne, ci sono foreste, ci sono immense pianure, e su questa superficie così articolata gli uomini hanno da sempre costruito degli insediamenti che poi sono diventati villaggi e città. Il grosso problema, ed è quello che il geologo impara nel corso degli anni, è a guardare questa terra sulla quale viviamo con un occhio un po' diverso, cioè per noi spazio e tempo acquisiscono delle dimensioni abbastanza particolari. Quando parliamo di tempo, un geologo si riferisce alla vita della Terra degli ultimi centinaia di milioni di anni, per cui parlare dell'evoluzione, parlare della Terra oggi per noi non è altro che un attimo nel corso della vita e dell'evoluzione della Terra. Parlare dello spazio per noi significa parlare di dimensioni che vanno dalla decina al centinaio al migliaio di chilometri, per cui la situazione locale dell'arco delle poche decine di metri diventa quasi insignificante o comunque difficile da studiare. Dobbiamo muoverci con forze che agiscono all'interno della Terra e che agiscono da sempre. Sono forze che riescono a smuovere la crosta terrestre, a modellarla, a far sì che delle placche, delle zolle, poi vedremo cosa sono, si scontrano tra di loro, si allontanino, e queste forze titaniche che si muovono all'interno della Terra generano poi i terremoti. E quindi un processo del tutto fisico, del tutto naturale. In verità, quello che di cui oggi vi parlerò è di come nasce una bufala sul terremoto, del perché nasce, di quali sono le caratteristiche di queste bufale, che cosa andiamo a cercare di voler dire quando cerchiamo di prevedere i terremoti. Intanto, una bufala nasce perché qualcuno cerca di individuarne una causa. Cerca poi di monitorare i precursori e di divulgare le sue previsioni. Ora, partiamo dal presupposto che c'è sempre buona fede. C'è sempre buona fede quando, in genere, io parto dal presupposto che c'è sempre buona fede quando qualcuno cerca di prevedere i terremoti. Ma questa buona fede è dettata, a mio avviso, spesso dall'ingenuità, cioè dall'ignoranza del fenomeno fisico che c'è dietro il terremoto e della reale necessità che abbiamo poi di prevedere i terremoti. Se partiamo dalle cause, allora le cause dei terremoti nel corso della storia sono state tante, no? Ancora oggi c'è un po' di pensiero che c'è qualcuno che pensa che i terremoti siano non so quale calamità divina o dovuta a chissà quale nostro comportamento che lo scatena. In effetti è un pensiero che dovrebbe appartenere all'antichità, cioè ad esempio il famoso pesce gatto della mitologia giapponese, no? Il pesce chiamato Namazu, che il dio Kashima teneva confinato sotto una pietra nello stagno. Quando questo dio si distraeva, il pesce si muoveva, sulla schiena del pesce viveva l'umanità e quindi risentiva di questi scuotimenti. La mitologia indiana invece vedeva il mondo come poggiato sulla schiena di 6 tartarughe che si trovavano in bilico sul dorso di una tartaruga, o ancora nella mitologia indù
un dio prese sei tartarughe dall'acqua e le disse di muoversi insieme perché avrebbero portato sulla loro schiena la terra, e ogni volta che queste tartarughe litigavano su dove andare, andiamo avanti, andiamo indietro, se c'erano degli sballottamenti, e quindi occorreva un terremoto. Ma se vogliamo, le prime cause un po' più scientifiche le aveva portate anche Aristotele, il quale si è resa conto che diceva no, ma tutte queste teorie sono assolutamente sballate. In realtà quello che succede è che la Terra è piena di cavità, è una zona che può essere sia secca che umida, dipende anche dalle quantità di pioggia che cade, viene riscaldata dal sole, e quindi quando si creano questi sbalzi di temperatura all'interno di questi canali sotterranei si genera un soffio, un vento, e questo vento nel momento in cui non riesce a uscire deve schiatare molto velocemente, causa un terremoto. Ma questo discorso delle cavità in realtà poi lo riaffronteremo nel corso della conferenza, perché non è un qualcosa che poi abbiamo abbandonato del tutto. Ma questa insomma diciamo è roba abbastanza vecchia. Pensiero è andato avanti e si è arrivati a pensare, diciamo, la scienza è andata avanti, ok, ma abbiamo detto ad un certo punto no, il terremoto è colpa delle offese alla legge divina. Vabbè, ok, abbiamo fatto passi dal gigante, dal pesce gatto, Aristotele tutto sommato lo abbiamo superato, questa sarà una teoria, vabbè, formulata quando? 1500? No. 1400? Magari la scoperta dell'America, sai, qualcuno poteva dare fastidio. 1200? 1000? No, ma 1000 non più di 1000, abbiamo fatto arrabbiare qualcuno andando oltre, poi c'è stato 2000, non più di 2000. No, neanche 1000. È un qualcosa che abbiamo dovuto ascoltare ai giorni nostri. Effettivamente, il 25 gennaio di qualche annetto fa, una serie di scosse di media intensità colpì il nord Italia. In quel periodo c'era Crozza che faceva l'imitazione del Papa, tra l'altro benissimo, però non diciamolo ad alta voce. C'era Castellucci, un regista teatrale, che stava portando in giro uno spettacolo considerato blasfemo da alcuni esponenti della Chiesa, per cui il terremoto che era accaduto, magnitudo 5.1, era stato visto come la punizione divina per i nostri comportamenti. Ma notate bene, come dice il prete in questione, non è stata una pioggia, una nevicata, proprio il terremoto è arrivato nella zona della blasfemia. Dio si sta stancando di noi e per questo ci punisce. Buona parte della Chiesa poi insomma ha cercato di ritrattare queste dichiarazioni dicendo no, assolutamente non è il pensiero condiviso, ma ci ricadono quando il 30 ottobre dello scorso anno uno dei conduttori di Radio Maria che afferma che dal punto di vista teologico i terremoti che sono occorsi non sono altro che appunto una conseguenza del peccato originale, del nostro modo di vivere, del nostro comportamento. Anche questa volta la Chiesa ha fatto dietro fondo, ma se puntualmente questo pensiero viene fuori vuol dire che forse è un'idea non così del tutto sopita, non così del tutto abbandonata. Ma il comune mezzo gaudio, diremo noi, non è solo un problema della Chiesa nostra. I terremoti in Iran, secondo l'Ayatollah Seddiqui, sono dovuti soprattutto ai rapporti extraconiugali delle donne iraniane. E il loro comportamento sarebbe passabile di meritevole appunto di subire castighi di origine divina. Fortunatamente, siccome a questo punto abbiamo un'affermazione religiosa che parla però di effetti fisici, cioè voi vi comportate in un certo modo, accade il terremoto. Allora una studentessa americana ha pensato bene, lanciando una campagna su Facebook, di dire ok, testiamo questa teoria. E una campagna denominata Boobquake ha invitato tutte le donne del mondo a vestirsi in maniera, modo non modesto, in maniera quanto succinta, in un giorno preciso, il 26 aprile del 2010, che tra l'altro è un anniversario della nascita di Richter, uno dei più famosi sismologi, e ci sono stati circa più di 150.000 donne che hanno aderito a questa iniziativa. Il risultato è stato un terremoto di magnitudo 6.5 a Taiwan. Allora,
cavolo, allora vuol dire che magari potremmo organizzarci e veramente allora il modo di vestirsi delle donne potrebbe influenzare la sismicità. No, potremmo anche pensare a degli eserciti per invadere determinati territori, ma in realtà il problema è che terremoti di una certa magnitudo accadono molto più frequentemente di quello che pensiamo. Questa è una statistica relativa a qualche anno fa delle occorrenze di terremoti, di quanti terremoti di una certa magnitudo accadono annualmente nel mondo. Come vedete, ad esempio, magnitudo tra 6 e 7 ne accadono in media circa 134, comunque più di 100 terremoti l'anno, quindi vuol dire praticamente uno ogni 3 giorni. Sono terremoti quindi molto più frequenti. E nel corso degli anni, in effetti queste statistiche non cambiano tantissimo. Terremoti di magnitudo superiore a 8 nel corso degli ultimi 16 anni ne accadono circa 1, 2, 3, anche 4 l'anno ne possono accadere. Terremoti superiori a 5, stiamo parlando di più di 1.000-1.200 terremoti l'anno, sparsi per il mondo. Quindi vuol dire che ne accadono almeno 4 o 5 al giorno. Quindi attribuire l'occorrenza di questi terremoti a delle cause divine significherebbe dire che qualcuno è veramente molto 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 stanco, no? Decide di punirci praticamente in continuazione. Il fatto che decida poi a questo punto di punirci in continuazione fa sì che, questa è un'animazione tratta da un sito molto molto utile, se andiamo a vedere dove ci sono stati questi castighi divini nel corso degli ultimi 15 anni, ci accorgiamo quelli sono tutti i pallini, sono i terremoti che accadono nel corso degli anni a partire dal 2001. Come vedete, magari si è stancato talmente tanto che continua a mirare sempre le stesse zone, cioè i terremoti accadono sempre negli stessi punti. Vado un po' avanti con l'animazione. I terremoti con dimensioni più grandi sono terremoti di magnitudo maggiore, i colori rappresentano le profondità, accadono effettivamente sempre nelle stesse zone. Qua stiamo parlando di 15 anni di sismicità, ma se lo vedessimo riportato agli ultimi 70-80 anni, cioè i periodi in cui abbiamo dei dati strumentali, il quadro non cambierebbe. Non solo, questa è la situazione riportando tutti, portando in mappa tutti i terremoti occorsi negli ultimi 15 anni. Come vedete delineano delle zone precise, non solo i terremoti di magnitudo più piccola, ma anche i terremoti di una certa magnitudo. E intanto ci accorgiamo, man mano che va avanti l'animazione, ci accorgiamo di un dato molto interessante, cioè i terremoti di magnitudo più elevata sono minori dei terremoti di magnitudo più piccola. A livello globale, la relazione che c'è tra il numero di terremoti di magnitudo minore rispetto al numero di terremoti maggiori è chiamata legge di Gutenberg-Richter, da cui il famoso Richter di prima. E ci dice che, ad esempio, per ogni terremoto di magnitudo 6 ne abbiamo 10 di magnitudo 5, 100 di magnitudo 4 e così via. Ed è semplicemente un'analisi statistica sull'occorrenza dei terremoti. Ma i terremoti oggi abbiamo visto che interessano alcune zone particolari del nostro territorio, quella che è chiamata la catena circumpacifica, l'anello di fuoco, il famoso anello di fuoco della catena circumpacifica, oppure alcune zone, ad esempio, lungo la California. E i terremoti avvengono in queste zone oggi perché in effetti quello che impariamo a guardare da geologi è che la superficie terrestre, così come la osserviamo oggi, le terre emerse, la conformazione delle terre emerse, non è sempre stata la stessa. La superficie terrestre si è evoluta nel corso di milioni di anni. E queste forze che hanno modellato e plasmato la superficie sono tuttora in atto. Questa, ad esempio, è la proiezione di come potrebbe essere il mondo tra 250 milioni di anni. Cioè, questo significa che in questo momento, mentre io sto parlando, queste forze che hanno plasmato la superficie terrestre sono tuttora in atto. Noi non ce ne accorgiamo, ma ci stiamo muovendo al di sopra di queste enormi zolle. Cos'è che muove quindi queste placche terrestri? Vedete, queste linee gialle rappresentano i confini tra le placche e sono effettivamente le stesse zone sulle quali vedevamo prima riportati in pianta i terremoti degli ultimi 15 anni. Vedete, ci sono delle frecce che a volte divergono tra di loro, a volte
vanno l'una contro l'altra, alle volte si muovono orizzontalmente, e ci dicono in che direzione si stanno muovendo questi margini di placca, se si sono margini divergenti o margini convergenti. Quello che vedete, in effetti, quello che sappiamo è che queste forze agiscono al di sotto della crosta terrestre, ci sono colonne di magma che si muovono e che trascinano con sé le placche sovrastanti. Alcune volte questi movimenti tendono ad allontanare le placche tra di loro, altre volte tendono a farle scontrare. Dove le placche si allontanano o si scontrano abbiamo appunto i margini, e sono le zone a più alta sismicità. Quindi le terre emerse non sono sempre state come le vediamo oggi, sono un processo, oggi sono solo una fotografia di un film molto più lungo, e sono le zone dove agiscono queste forze interne alla Terra e dove si scatenano i terremoti. Eppure, una delle teorie che va più in voga è che sia in realtà l'allineamento dei pianeti a provocare il sisma. È una teoria che riscontra un notevole successo. Pensa che l'allineamento tra i pianeti del Sistema Solare, della Luna e degli altri pianeti del Sistema Solare possa avere effetti tali sulla Terra da scatenare terremoti. In realtà è una teoria vecchissima, uno dei primi che sappiamo aver lavorato in maniera pseudoscientifica, un metodo pseudoscientifico su questo argomento, è Raffaele Bendanti, un geologo autodidatta che cercava una correlazione tra il mare, il sole e i terremoti. E secondo il Corriere della Sera fu insomma il giornale che lo rese famoso, attribuendogli una grande scoperta del genio italico. Siamo intorno insomma al periodo del 1920-1930, con un successo secondo il Corriere nella previsione corretta del terremoto delle Marche del 2 gennaio del 1924. In realtà il 20 dicembre di 1923 Raffaele Bendanti aveva lasciato al notaio una previsione su un terremoto che si sarebbe verificato nel mare Egeo il 2 gennaio del 24. Ma voglio dire, tra mare Egeo e Marche ci può stare, non sbagliare di qualche centinaio di chilometri. In realtà è questo un errore che continuiamo a fare tuttora e che secondo me chi fa previsioni a questo punto ci mette veramente malafede nel dire vabbè, ma io l'ho detto 200 km più in là, tutto sommato è accaduto lo stesso giorno, quindi vuol dire che ci ho beccato. Abbiamo visto prima quanti terremoti avvengono giornalmente, è sicuro che se io dico che ci sarà un terremoto di magnitudo 4 o 5 da qualche parte del mondo, se non sarà oggi sarà domani. D'altra parte Raffaele Bendanti che cosa studiava? Studiava appunto questo allineamento di pianeti, studiava le forze che c'erano in gioco tra i pianeti, non è tuttora chiaro come li studiasse, ma per far sì che questi suoi poligoni di forze in qualche modo trovassero poi riscontri, questi allineamenti trovassero riscontro con i terremoti che erano effettivamente accaduti, ha avuto la necessità di introdurre una serie di 4 pianeti all'esterno di Nettuno, che ovviamente ribattezzò Rex, Dux, Roma e Italia, un po' magari per ringraziarsi la stampa locale, ma effettivamente poi questi pianeti non esistono. Tra l'altro è simpatico il fatto che ci sia una bufala nella bufala, cioè alcuni fogli ritrovati, alcuni appunti di Bendanti hanno fatto pensare al famoso terremoto che sarebbe dovuto accadere a Roma nel maggio del 2011, per cui si era scatenato il panico, ma in realtà non era stato neanche lo stesso Bendanti a dire questa cosa, per cui gli è stato attribuito a una bufala, lui che di bufale le ha create a livello planetario. Eppure insomma sappiamo che le teorie planetarie non funzionano, ma ad oggi c'è ancora chi ci crede e le porta avanti. È famosissimo su Facebook questo Stefano Calandra, e ho trovato uno degli ultimi suoi post, bello scritto in maiuscoletto, quindi gridandolo a tutti i suoi followers: è bello poter dire prima mare, se questo sogno di prevedere i terremoti si avverasse potremmo dire terremoti li abbiamo in pugno. E infatti lui dice: io ho fatto delle previsioni ed effettivamente i terremoti accaduti in quei giorni sono occorsi a mare. Allora andiamoci a vedere un po' che cosa aveva previsto. Allora partiamo da un presupposto: ciò che è scritto da questi previsionologi non è facile da comprendere, neanche per me che studio i terremoti da una vita.
si parla di teorie e conseguenze che sono veramente di difficilissima comprensione. E comunque lui aveva detto che dal 24 settembre per circa una settimana non erano previsti, tra l'altro siamo ancora in corso in questa settimana, non erano previsti rischi sismici maggiori di 4R. Ora io credo che con rischi sismici lui intenda terremoti, vedremo che sono due cose abbastanza diverse. 4R credo che intenda magnitudo 4 della scala Richter, prendiamola per buono così. E dice, tutt'al più c'è qualcosa, ci sarà qualcosa in mare, ionio o Adriatico centrale meridionale o Tirreno meridionale. Vabbè, ok, quindi ci sarà un terremoto da qualche parte nel Mediterraneo, comunque una scossa, oppure una scossa intorno a magnitudo 4 tra il 25 e il 29. Allora andiamoci a vedere questi suoi successi mare. Sì, ok, Costa Rabifana, Tirreno, magnitudo 2.2, 2.3. Occorsi il 24, cioè stiamo parlando di un magnitudo 2 che ne accadranno centinaia ogni giorno, occorsi da qualche parte nel Tirreno, che è una delle zone a più alta sismicità, rilascio di attività. Cioè, chiamare questo successo equivale veramente, insomma, a volerci mettere malafede. Queste sono altre delle sue previsioni, mi avvicino perché non tanto ci leggo. Comunque quello che ha previsto, un'altra delle sue previsioni, è che nel periodo 9-10 ottobre si realizzerà un qualche allineamento particolare, per cui dovrebbe essere un periodo più frequente, più probabile per i terremoti. Quindi che cosa dice? Ah, tutto questo non vuol dire che automaticamente ci saranno sismi devastanti in Italia, vuol dire soltanto che si realizza una finestra temporale gravitazionale in cui è possibile che ciò accada. In altre parole, se deve accadere un sisma forte, l'unica possibilità che ha di accadere è deterministicamente, per i motivi spiegati, in finestre temporali come questa. Cioè, aspetta, riassumiamo, tu stai dicendo che è probabile che in quei periodi ci sia un'attività sismica. Wow! E se deve accadere un terremoto è deterministicamente probabile che avvenga lì dentro. Allora, chiariamo due concetti, deterministico e probabilistico. Le previsioni che fanno gli scienziati sono di tipo probabilistico, perché avete visto le forze che sono in gioco, sono forze inquantificabili in maniera assolutamente precisa. Per cui ciò che possiamo dire è la probabilità di occorrenza, che è anche legata alla frequenza con la quale osserviamo i terremoti. Abbiamo osservato certe occorrenze, possiamo riproporre queste occorrenze per il prossimo vicino futuro. Questo significa dire con che probabilità accadrà un terremoto. Deterministicamente significa dire giorno, ora, localizzazione esatta e magnitudo del terremoto. Quindi deterministicamente non si può usare insieme a una certa probabilità. E le sue previsioni non hanno nessun fondamento e nessun riscontro, soprattutto. Eppure l'allineamento dei pianeti suscita sempre il suo fascino, no? Ci sono situazioni particolari, i solstizi, le situazioni in cui la Terra si trova in afelio, in perielio, ma veramente succede qualcosa di particolare in quel giorno? Allora mi sono preso un po' la briga di andare a vedere la sismicità a cavallo del mondo, a cavallo di questi periodi. Per esempio il solstizio, 19-23 giugno di quest'anno, questi sono i terremoti maggiori di magnitudo 2.5 che sono occorsi nel mondo. Questo è durante il perielio, tutto sommato io non vedo grossissime differenze. E poi ho preso altri 5 giorni, beh, effettivamente tutta la parte a sud della Nuova Zelanda ci sono stati molti più terremoti, allora sarà stato un periodo particolare, sì, era a cavallo del mio compleanno di 40 anni. Cioè, non succede nulla in alcuni periodi particolari, è semplicemente che i terremoti accadono con una certa frequenza, ma la frequenza giornaliera, periodi brevi con la quale accadono, effettivamente può variare. Cioè, oggi magari ne accadranno 5, domani 7, dopodomani 10, poi 4, in quello che noi possiamo studiare è la media delle loro occorrenze. Ma poi effettivamente queste forze gravitazionali di cui stiamo parlando, quanto sono forti? Diciamo che un po' la colpa di queste teorie gravitazionali la diamo a Newton, no? Quando ha detto che tutti i corpi, no, vengono attratti l'uno dall'altro, e questa cosa, diciamo che se non è presa con le dovute conoscenze scientifiche, diciamo, beh, allora
se la Terra è attratta così in maniera così forte dalla Luna e dagli altri pianeti, perché non dire che possano essere forze in grado di scatenare terremoti? Allora, la legge di gravitazione universale l'ho riportata giù, immagino che la conosciate. G è la costante di gravitazione universale, e ho detto, ma proviamo a fare due conti, ma vediamo di che cosa stiamo parlando. Intanto, come ha spiegato un astrofisico, Benacchio, e sotto trovate chi è, un ordinario presso l'osservatorio astronomico di Padova, cioè uno che ha dedicato la sua vita alla fisica, l'allineamento è un fenomeno che non esiste. Ma questo immagino, forse non avete ancora fatto geografia planetaria, però insomma, con le orbite dei pianeti fanno sì che non siano tutte perfettamente allineate, per cui in realtà una linea che passa dalla Terra e congiunge tutti i pianeti non ci sarà mai, tutta più potremmo avere un cono, ma prendiamo per buono che ci sia questo cono. L'attrazione gravitazionale esercitata dagli altri pianeti sulla Terra è troppo debole. Allora, come abbiamo visto, l'attrazione dipende dalla massa e dalla distanza. Allora, quelli sono i numeri di massa in chilogrammi e distanza dei pianeti del Sistema Solare e della Luna rispetto alla Terra. Allora mi sono divertito a fare due conti per vedere, rispetto alla Luna, satellite a noi più vicino, quanto possano impattare gli altri pianeti. Quindi la massa, la distanza, la forza è una percentuale rispetto a quella della Luna. Cioè, se anche tutti i pianeti veramente si allineassero e decidessero di cooperare per impattare in un determinato punto della Terra, aiuterebbero la Luna, se no, per meno del 2%, cioè vuol dire che l'impatto delle forze gravitazionali degli altri pianeti sulla Terra è nulla. Ma allora, questa Luna, quali sono gli effetti della Luna? Gli effetti della Luna sono quelli che conosciamo, sono quelli delle maree, ma non è solo la Luna che determina le maree, perché ciò che hanno in mente questi pseudoscienziati, questi ciarlatani, è che sia la Luna ad attrarre a sé le masse di acqua. La Luna attrae a sé le masse di acqua, allora perché non può attrarre anche enormi zolle crostali? Ora, a parte che c'è una differenza di peso enorme, ma in realtà non è solo l'effetto della Luna a determinare le maree, è un effetto combinato di forza centrifuga e forza di attrazione gravitazionale, per cui le maree ci sono sia dal lato rivolto alla Luna sia dal lato opposto, quindi teoricamente dovremmo avere effetti dei terremoti in tutte e due, in tutte e due le parti, cosa che non abbiamo mai osservato. Per cui alla Luna lasciamo i suoi effetti, che sono quelli di avere due innamorati, quelli di permettere a Van Gogh di disegnare il cielo stellato, ma non scomodiamola per andare a guardare i terremoti. Beh, ma se questi ciarlatani non riescono a trovare un modo, una causa esterna alla nostra Terra, però hanno lavorato parecchio per i segnali premonitori. I segnali premonitori sono un mondo enorme. Io ne ho preso qualcuno perché, credetemi, è veramente impossibile seguirli. Il primo è un Matteo dell'Aquila su un trattato della cometa. Cioè, noi siamo intorno al 1450, in quel periodo le comete venivano attribuite tutte proprietà nefaste, guerre, situazioni politiche instabili, carestie, malattie. Ma Matteo dell'Aquila dice di aver visto questa cometa e di averle attribuito la causa di un terremoto che poi si sarebbe effettivamente verificato nel 1456. Allora, la verità è che nel 1456 l'Italia meridionale fu scossa da una serie di terremoti, la magnitudo è abbastanza incerta ma elevata, che hanno distrutto o comunque lesionato diversi dei paesi, moltissimi paesi in Italia meridionale. Quelli che vedete riportati sono dei pallini colorati, sono le località che hanno subito danneggiamenti secondo una misura della scala di intensità Mercalli-Cancani. Ciò vuol dire che pallini del quinto-sesto grado hanno subito alcune lesioni fino ad arrivare al nono-decimo grado, paesi che sono stati completamente distrutti. In realtà, che cosa è successo? Che la notte, dalle cronache delle abbazie, si è scoperto che la notte tra il 4 e il 5 dicembre Matteo si trovava nell'abbazia di Santo Spirito nel Morrone, fu sorpreso dal violentissimo terremoto e decise allora di scrivere il trattato. Disse, ma c'era stata la cometa qualche tempo prima, allora gli attribuisco la causa di questo terremoto.
Ora, a parte che l'ha scritta in maniera tale da sembrare di fare una previsione, ma questo è un atteggiamento che molti hanno, no? Sai quante volte troviamo su Facebook, sì, però lui l'aveva detto, cioè io lo sapevo ma non l'ho potuto dire, però ero stato in grado di prevederlo, ma questa previsione ce l'avevo per me nel cassetto, ecco, lo sapevo, sì lo sapevi ma lo sapevi dove. Quindi le comete, come abbiamo visto anche per i pianeti, non hanno nessuna capacità né di causarli né di prevederli. Quello che invece si cerca spesso di fare è quello di attribuire agli animali una capacità predittiva. Sentiamo tutte le volte che c'è un forte terremoto o un terremoto dire no, ma il mio cane aveva abbaiato, il mio cane voleva scappare. Allora c'è qualcuno che si è messo lì a classificare gli animali su base alla loro capacità di prevedere un terremoto. Ha studiato quanto tempo prima del terremoto, quindi andiamo dall'ordine dei minuti fino alle poche settimane, e la distanza rispetto all'occorrenza del terremoto, fino ad arrivare a 250 km. Ora, vi ricordate le mappe con la sismicità? Cioè nell'arco di 100-200 km di poche settimane, se non accade un terremoto, vuol dire che siamo veramente in una zona super super stabile. È interessante, no? Perché Einstein, che aveva detto, Einstein ha una delle sue famosi aforismi, ognuno è un genio, ma se si giudica un pesce dalla sua capacità di arrampicarsi sugli alberi, lui passerà tutta la vita a credersi stupido. Però magari, se uno giudica un pesce sulla capacità di prevedere un terremoto, questo diventa veramente un predittore capacissimo. Ma se vogliamo tornare a discorsi un po' più seri, questi sono i terremoti occorsi in Italia in tre giorni particolari, il 17, il 18 e il 19 settembre. Quindi questi animali dovrebbero comportarsi in maniera strana tutti i giorni, praticamente sempre, e tutti gli animali che vediamo prima, uccelli, polli, pesci, serpenti, dovrebbero comportarsi sempre in maniera. Quello che invece noi osserviamo è la nostra voglia di attribuire a questi animali una capacità predittiva che non esiste, e soprattutto solo quando noi stessi ci accorgiamo del terremoto. Questi terremoti occorsi noi, anche se sono accaduti qui vicino, non li abbiamo neanche sentiti, non ce ne siamo neanche accorti, quindi non abbiamo visto nei nostri animali nessuna reazione, perché gli animali non hanno reazioni. Eppure uno degli articoli che aveva suscitato scalpore era quello dei rospi che avevano anticipato il terremoto dell'Aquila. La storia, insomma, di rane, rospi e animali viene abbastanza da lontano. Era, se non sbaglio, il 1975, quando un terremoto che avvenne in Cina, magnitudo 7.3, si dice fosse stato previsto dagli abitanti, che gli animali avevano iniziato a comportarsi in maniera strana. E l'allarme quindi lanciato, perché questi animali stavano lasciando le zone, aveva potuto salvare circa 150.000 persone. Dalle cronache in realtà quello che è venuto fuori è che prima di questa scossa forte c'erano state moltissime altre scosse, per cui la popolazione, case lesionate, impaurita, aveva traslocato altrove, tant'è che qualche anno dopo ci fu un terremoto ancora più forte in una zona vicina e fece milioni di morti, e gli animali non se ne erano minimamente accorti prima. Allora, che cosa hanno fatto questi ricercatori? Si sono accorti, loro stavano studiando in uno stagno qui localizzato nel punto A, quindi una settantina di chilometri a nord di quello che poi fu l'epicentro dell'Aquila. Stavano studiando l'accoppiamento dei rospi in questo stagno. Allora, qui vedete in questo grafico il numero di coppie che nello stagno stavano lavorando, e visto che siete minorenni, diciamo, lavorando, e si sono accorti che prima del terremoto che era accaduto nel punto A avevano smesso. Ora, questi numeri, non so se li leggete, ma parliamo di una, due coppie, quindi non è che fossero 100 coppie di rospi che avevano interrotto i loro amplessi. Avevano poi ripreso in occasione del punto B, che era la luna piena, quindi, ok, per loro la luna doveva avere una qualche influenza romantica su queste coppie di rospi, poi avevano smesso di nuovo e poi più o meno avevano ripreso. Avevano correlato queste osservazioni, dice, no, con la temperatura, non,
minima, massima temperatura sbalzino, non ce ne sono. Quindi vuol dire che i rospi avevano capito che c'era il terremoto e si erano spostati. Allora, due cose. Il terremoto è avvenuto a 70 km di distanza, quindi a meno che i rospi non hanno fatto altri 100 km per andarsene più a nord, il che è abbastanza difficile che un rospo possa fare 100 km in due giorni, che cosa stavano monitorando? Probabilmente nulla. Eppure loro, dice no, i rospi di quello di cui si sono accorti è, visto che la temperatura non è cambiata, visto che la composizione chimica dell'acqua non è cambiata, quindi non ci sono stati rilasciati gas, leggiamo radon, nello stagno o nelle vicinanze, per cui i rospi si erano accorti e avevano traslocato, quello che avevano sentito è una variazione del campo elettromagnetico. Noi l'hanno correlata con alcune stazioni, con alcune registrazioni di segnali tra Mosca e alcune stazioni, tra cui due vicino all'Italia. Dice, noi registriamo queste variazioni di queste onde a bassissima frequenza e in occasione di queste variazioni i rospi se ne sono accorti e si sono allontanati. Ora, leggiamo questo grafico in maniera un po' scientifica. Questo è il punto in cui è avvenuto il terremoto, lo dice, ci passa esattamente questo percorso sul quale noi possiamo controllare il segnale. Questo è un altro segnale, lo chiamiamo di controllo, dove non è accaduto nulla. Quindi vuol dire che il terremoto poteva accadere, questo è il raggio minimo di perturbazione di questo segnale, poteva accadere qui dentro. Quindi vuol dire che il terremoto poteva accadere in Italia. E quindi i rospi non si capisce bene perché si sarebbero dovuti spostare. In blu vedete il numero di la percentuale di coppie che stavano lavorando nello stagno rispetto alle variazioni con i segnali elettromagnetici, e con il rettangolino ho segnato la data di occorrenza del terremoto. Per cui è chiaro che se uno legge questo grafico, come si fa spesso, ne legge solo una parte, dice ok, da qui a qui il numero di rospi è diminuito e quando è arrivato praticamente a zero è accaduto il terremoto, beh, allora una certa correlazione ce la trovo. No, in realtà il numero di coppie ha ripreso anche dopo, probabilmente aveva smesso anche molto tempo prima, cioè oscilla normalmente nel tempo, cioè non è che se noi prendiamo un condominio tutte le sere le stesse persone lavorano, cioè ci saranno, immagino, delle oscillazioni, no? E allora la stessa cosa, quindi il problema di trovare queste correlazioni con gli animali in realtà è continua a essere questa nostra voglia, no, di attribuire agli animali queste capacità. E due animali che non possono mancare, lo diciamo anche prima, no? Sono i cani e i gatti, no? I miei cani e i miei gatti prevedono i terremoti. Allora qua faccio un gioco. Ho riportato, ci troviamo, no, con due dei nostri amici animali a 8 km di distanza dall'epicentro di un terremoto. Ho riportato due terremoti, uno è una magnitudo superiore a 6, uno è una magnitudo inferiore a 4. Li ho messi insieme in maniera tale che l'arrivo delle prime onde, cioè del primo segnale, di quelle che vengono chiamate onde prime, onde P, sia concomitante. Quindi il terremoto avviene nel momento zero, ci troviamo a 8 km di distanza, per cui per 5 secondi e mezzo nel nostro punto non arriva nulla, cioè l'onda sismica non è ancora arrivata, arriva, ci impiega 5 secondi ad arrivare alla prima onda. Si muove infatti a velocità di chilometri al secondo. Allora, accade il terremoto, il nostro accelerometro, uno strumento sensibilissimo, non registra nessuna variazione nel terreno, cioè qua parliamo di centimetri, abbiamo capacità millimetriche, cioè qui non stiamo registrando nulla. E i nostri animali sono lì che si guardano un po' dubbiosi. Arriva il terremoto, e quindi sono questi primi due segnali, cioè il primo secondo e mezzo. Sfido chiunque a dire quale delle due tracce diventerà poi il terremoto di magnitudo 6 e quale terremoto di magnitudo 3.7. Cioè qualcuno ti fa per la rossa? Alzate la mano. Per la blu? Rosso? Quindi che vuol dire? Che nel primo secondo e mezzo i due terremoti di magnitudo così diversa sono identici. Quello che avviene dopo, quando arrivano le onde P, i due terremoti sono identici. Questo è quello che hanno sentito prima di noi gli animali. Questo è quello che accade dopo, è il segnale che arriva. Quindi, in quel secondo e mezzo in cui gli animali hanno sentito le scosse prima di noi, non possono essere in grado di descrivere, di discriminare tra un terremoto di magnitudo molto elevato e un terremoto di magnitudo molto bassa, perché i segnali sono praticamente identici, cioè l'ampiezza del segnale è la stessa.
Ciò che accade, un terremoto forte, un terremoto grande, ce ne accorgiamo insieme. Questo poi è il segnale completo, che ha una sua durata di diversi secondi per un terremoto di magnitudo forte, molto più breve per un terremoto di magnitudo molto più piccola. Per inciso, quella blu è la scossa registrata da Matrice in occasione del 6.1 del 24 agosto. Quella rossa è una dei suoi aftershock, per cui non possiamo attribuire ai cani, gatti e agli animali nessuna capacità predittiva, perché non ci sono segnali che arrivano dal terremoto in grado di darvi questa capacità di discriminare un terremoto forte. Ma se non sono gli animali, allora magari dobbiamo alzare un po' gli occhi al cielo e guardare le nuvole. Un articolo di alcuni ricercatori cinesi aveva detto che aveva avuto successo nel predire alcuni terremoti occorsi anche in Italia e in Grecia, guardando la conformazione delle nuvole e la loro disposizione. Il discorso per quale le nuvole debbano in qualche modo prevedere i terremoti è sempre lo stesso, no? La crosta si deforma, rilascia alcune particelle ionizzate, queste particelle ionizzate si allineano e fanno sì che le nuvole in qualche modo debbano assumere strane conformazioni. Altri colleghi che hanno fatto: ok, allora andiamoci a studiare queste nuvole non solo prima di un terremoto, ma di un terremoto forte tra l'altro, ma andiamo a vedere che succede in una serie di giorni. Loro hanno studiato più di una ventina di immagini, però molte di più, quindi ne riporto solo 4, e sostanzialmente subito dopo queste giornate che loro hanno analizzato, non sono accaduti terremoti forti in Italia, terremoti neanche di magnitudo 3,5-4, e la conformazione delle nuvole è esattamente la stessa, no? Vedete, qui loro riportano i due terremoti, queste sono le conformazioni che avrebbero in qualche modo anticipato la scossa, ma le ritroviamo anche in altre situazioni. Cioè, il discorso per cui si forma una nuvola di questo tipo è perché ci sono gli Appennini che hanno quella conformazione, per cui è soltanto una questione orografica per cui si formano queste nuvole. Quello che ci trae in inganno sempre con gli animali, con le nuvole, con gli allineamenti di pianeti, è che facciamo delle correlazioni tra eventi che sono effettivamente molto frequenti. Allora qui mi sono divertito, no, a fare un gioco. Ho diviso l'Italia in 15 quadrati, 15 rettangoloni. A ciascuno dei rettangoli ho assegnato dei valori da 1 a 7, da 7 a 18, quindi 6 numeri fino a 90, e ho deciso di prendere le estrazioni dell'8, la ruota nazionale, e andare a colorare i quadrati secondo i numeri che venivano estratti. Quindi, per esempio, se usciva il numero 70 andava a colorare questo quadrato, se usciva il numero 50 colorato questo, e così via. Ho usato le estrazioni dell'8 per predire i terremoti il giorno seguente. Due eventi abbastanza frequenti, l'occorrenza dei terremoti, le estrazioni dell'8 più o meno una ogni 2-3 giorni. Ho ripetuto questa operazione 3 volte. Queste sono le estrazioni di martedì, la ruota nazionale, rispetto ai terremoti occorsi mercoledì. Wow! Giovedì con i terremoti occorsi venerdì, insomma, qualcuno ci becco, qualcuno no, però quasi vado forte. Le estrazioni di sabato 23 con i terremoti domenica 24, cioè più del 50% delle volte ci becco. Ho trovato la mia correlazione. Ma sono due eventi assolutamente scorrelati, cioè non pensate che i numeri dell'8 possano essere in grado di prevedere il terremoto, non vi prego. quello che voglio dire è che è facile lasciarsi ingannare dalle correlazioni statistiche, sono oggetti veramente pericolosi. Le estrazioni dell'8 sono l'equivalente delle conformazioni delle nuvole, sono l'equivalente dei pianeti allineati, dei rospi che si accoppiano o degli animali che abbaiano. Siamo noi che vogliamo attribuirgli questa capacità predittiva. Uno dei, diciamo, dei re, no, delle previsioni è Luke Thomas, perché Luke Thomas fa un discorso un po' diverso. Dice: vabbè, magari è vero che un solo precursore non funziona, allora io li metto tutti insieme, faccio analisi statistica, metto le fasi lunari, il comportamento degli animali, le nuvole da satellite, la temperatura dell'acqua, metto tutti insieme e faccio delle previsioni. Inizialmente, adesso il sito in realtà è un po' cambiato, credo, perché io in realtà questa presentazione l'ho fatta anche nel 2014 e vi farò vedere i risultati di un mio scontro con Luke Thomas.
E queste sono le previsioni che faceva lui, cioè dava delle aree in cui erano previsti terremoti a un 80-90% di probabilità di occorrenza. Allora, per giocare contro Thomas, ho dovuto chiedere aiuto al miglior amico del ricercatore, che quando si lavora tanto è necessario chiedere aiuto. Quindi mi sono bevuto la mattina un bel caffè, all'epoca usavo ancora lo zucchero, e ho fotografato, ho detto cavolo, ma faccio una foto allo zucchero che è rimasto sul fondo del caffè, che sono questi pallini bianchi. Ho preso una bella immagine, l'ho sovrapposta in Italia, e ho detto vediamo se relazione c'è tra i terremoti e questi granelli di zucchero. Questa è la previsione di Thomas per un giorno, questi erano i miei granelli di zucchero, andiamo a vedere chi ci ha beccato di più. Beh, cavolo, io ci ho beccato 9 volte e Thomas 6. Cioè, qua stiamo parlando di persone che pensano di ingannare la popolazione andando a dire per quelle volte in cui ci hanno beccato, perché prima o poi se continui a dire oggi ci sarà il terremoto, oggi ci sarà il terremoto, oggi ci sarà il terremoto, ci devi beccare, le ingannano approfittando della paura e della buona fede delle persone. In effetti il sito, come vi dicevo, di Luke Thomas è un po' cambiato, adesso lui dà delle allerte e dà delle allerte quotidiane. Questa ad esempio sulla zona di San Francisco, guardate, io ho preso solo alcuni degli snapshot dal suo sito dal 24 agosto per circa un mese. Occhio che c'è un 5-7, occhio che c'è un 6, occhio sicuro questa volta, sicuro oggi ci sarà sicuramente. Ho detto vabbè, vediamo nell'ultimo mese cosa è successo. Questa è la baia di San Francisco, terremoto di magnitudo maggiore di 4,5, sono stato anche buono, lui diceva 6, io ho detto vabbè dai, famo 4,5, diamogli una possibilità. L'unico terremoto è accaduto qui, questa era la zona della baia di San Francisco, bella grande, ho detto ma facciamo la grande perché magari baia lo intende un po' di più, non mi ha beccato ovviamente neanche uno, non è accaduto. Quindi abbiamo avuto un'allerta quotidiana per un mese ma non è accaduto nulla, che poi no, uno è anche un po' fesso, basta dire accadrà un terremoto di magnitudo sopra 1, cioè questo terremoto sopra magnitudo 2.5 e ci avresti pure beccato, ma no? È come dire che accadrà un terremoto, il fatto che accadrà un terremoto nella Baia di California, che è una delle zone a più alta sismicità, non mi sembra fare una previsione. Comunque, come dicevo, Luke Thomas è uno dei maestri delle previsioni, anche se l'ho scoperto abbastanza recentemente qualcuno che lo batte, ed è chiamato il sismografo umano. Non finiamo mai di stupirci, questa è la sua teoria, per fortuna che dice filosofando, no? Perché non è proprio, si accorge che non è solo scienza, perché la scienza ufficiale in qualche modo è un po' troppo restrittiva. Lui dice, no, quando un uomo soffre, ogni cellula del suo corpo ne risente. Quindi, in qualche modo, un terremoto che cos'è se non una ferita della Terra? E l'uomo è parte di questa terra e quindi deve risentire di queste sofferenze. Per cui la nostra pelle, il nostro corpo, non è altro che una riproduzione in scala della superficie terrestre. Per cui quando avviene qualcosa noi lo risentiamo sul nostro corpo. Ovviamente non tutti sono in grado di sentire questi lamenti della terra. Il dito di madre terra si è posato su di lui e ammette anche che non è stato facile, perché insomma si è dovuto impegnare parecchio per studiare questi precursori, ma precursori che tra l'altro lui classifica tantissimi, li chiama con le lettere A, B, C, D, c'è il precursore anche di... ogni precursore è legato quindi ad un dolore, a una particolare sensazione del proprio corpo. C'è anche il precursore G, ma voi siete ancora minorenni per parlare del precursore G. Parliamo del precursore H, per esempio, che ha un'importanza notevole, perché il precursore H agisce a livello dell'epiglottide, dove è situata la tiroide. Allora lui dice che ha delle sensazioni stranissime, no? Dice ok, mi sento mancare il fiato, un senso angoscioso, un senso di fine imminente, e ha sempre queste sensazioni che sono legate a una magnitudo, una possibile magnitudo che va da 5 a magnitudo elevata fino a 7, cioè una magnitudo 5 nei primi 7-800 km fino a un magnitudo 8 agli antipodi della Terra. Ora, avete visto quanti terremoti di magnitudo 5 avvengono? Di magnitudo 8 ne abbiamo più o meno sopra 8 uno l'anno, quindi lui vuol dire che una volta l'anno sicuro sente questi dolori, più praticamente 4 volte al
giorno. Quindi magari, non so, io un dottore lo andrei a guardare. Quello è uno dei precursori, c'è anche un altro M che agisce a livello del gomito, leggerissime scosse elettriche che danno la sensazione di doversi grattare e di doversi massaggiare l'avambraccio. E queste sono sensazioni che sono legate a terremoti di origine vulcanica. Allora, lui tra l'altro, adesso come va di moda, le previsioni di questo tipo deterministiche stanno diventando un po' probabilistiche. Dice, no, vabbè, c'è il dolore, quindi probabilmente arriverà. E fa anche una verifica delle sue previsioni. Questa è una delle migliori che ho trovato. Quindi, precursore H, segnale ricevuto il 20 giugno, in zona del corpo GRG, non so quale sia, tempo di percezione, un secondo, magnitudo prevista 2.5, magnitudo bassa ma utile per verifica. Quindi lui prevede terremoti che, dice, questo terremoto è anche associabile a sciami di scosse nella zona ad esempio Etnea o di Stromboli. È probabile che nelle prossime ore si possa verificare un movimento al Vesuvio, ai Campi Flegrei, cioè dovunque terremoto vulcanico di magnitudo 2.5 potrebbe accadere. Wow, ok, grazie. E porta un'altra, dice ok, allora faccio la verifica su un terremoto di magnitudo più forte, un segnale ricevuto il 26 aprile, e dice adesso vi farò vedere qual è la sua previsione, questo è il terremoto che avrebbe dovuto verificare la sua previsione, quindi un terremoto di magnitudo superiore a 5 mi sembra, 4 e 7 qualcosa insomma, è accaduto nel mare Egeo. Questa era la sua previsione, sempre un precursore di tipo G, una zona del corpo ignota, il segnale l'aveva ricevuto il 26 aprile 2014, il terremoto effettivamente è accaduto il 26 2014 la sera, peccato che avesse dato questa località prevista, una magnitudo che più o meno c'è, con una finestra che andava dal 27 al 29. Ok, quindi lui ha ricevuto il segnale il 26, mettiamo la mattina, ha detto che dal giorno dopo, per una finestra di 2-3 giorni, sarebbe caduto un terremoto, dice ok, ma ci ho beccato perché il terremoto, più o meno come giorno ci sto, è avvenuto oggi, ma avevo detto domani. Come magnitudo ci sto e come zona non è molto distante da quella indicata. Cioè, ok, sì, quindi le persone che seguono il sismografo umano credono che una previsione di questo tipo possa essere utile a salvare le vite. Per cui, come non difendersi dai terremoti? Un personaggio famoso, perché c'è stato chi insomma prevedeva i terremoti, ma chi anche dava soluzioni, no, ai terremoti, è Pierluigi Ghina, un tecnico in radioelettronica che basava tutte le sue teorie, le sue invenzioni su questa filosofia della spirale che riconduceva alla filomazia, per cui in realtà nulla è casuale, siamo in collegamento celeste con i pianeti e così via, per cui in realtà c'erano queste attrazioni, queste spirali di energia dalla Terra al Sole che in qualche modo andava a sollecitare il gas compresso all'interno della Terra che esplodeva causando i terremoti, e dice siccome il terremoto è il gas compresso, io ho progettato una valvola che permette di sfiatare questo gas, quindi se il gas non viene compresso non possono esserci terremoti, a parte che è molto molto simile a ciò che, no, diceva Aristotele qualche annetto prima. Il problema è che queste spirali lui le ha costruite e le ha vendute. Tra l'altro una pare che fu messa vicino Messina, in realtà appunto questi periodo giugno-luglio, questi sono i terremoti poi accaduti solo in quel mese, in quei dintorni, quindi pare forse la valvola non aveva funzionato così bene. Ma il problema quindi non sono solo persone che pensano di trovare una soluzione ai propri problemi, perché possono essere anche dettati dall'ingenuità e dalla buona fede di voler risolvere un problema senza conoscerlo, ma è chi poi dà credito a queste persone che sbagliano. Un altro, no, delle bufale più ricorrenti, delle notizie, delle fake news, come si usa dire adesso, no, più famosa è quella che si usa dire anche a chi, fino a chi dove
fa piacere, no? Dove è lo scientifico, dove abito io. E chi ti nasconde ha un segreto terribile, credo che chi abita l'Aquila non lo sappia, ma Chieti sottovuota e per questo non fa il terremoto. Allora, con i miei figli qualche anno fa, un bel po' di anni fa, siamo andati a visitare queste cavità di Chieti, che sono in realtà vecchie cisterne romane, acquedotti, ma insomma, come un po' tutte le città, i paesi dell'Italia, sono state nel periodo romano costruzioni di acquedotti, cunicoli, sotterranei, insomma, a vari livelli di resti archeologici. Per cui questi cunicoli a Chieti dovrebbero far sì che la proteggano dai terremoti. Il problema è qui, che le dimensioni contano. Cioè, noi stiamo parlando di un paese, Chieti, su una collina, con questi cunicoli che possono andare, possono essere alti qualche metro, siamo buoni, a profondità di 3, 4, 5 metri al di sotto del manto stradale. Vogliamo fare 10? Facciamo 10 metri su, non ci arriveremo mai. Il terremoto è un qualcosa che avviene a 8-10 km di profondità. Interessa una quantità, un volume di crosta, quindi 8 km di profondità. Un terremoto di magnitudo 6 riesce a rompere in lunghezza più di una ventina di chilometri, per cui l'area interessata, il volume di roccia interessato dal terremoto è un volume enorme. Parliamo di 8 km di profondità di un terremoto contro il qualche metro delle cavità sotterranee della nostra città. Nulla. Cioè, stiamo parlando di quantità neanche lontanamente confrontabili. Come questa è una foto di Charles Ritter. Solo i sciocchi ciarlatani predicono i terremoti. Lui è stato, insomma, uno dei più famosi sismologi americani, ha introdotto la magnitudo locale e ha scoperto la più importante legge statistica di distribuzione dei terremoti, cioè che qualsiasi terremoto accade entro 6 mesi da equinozio. No, non è vero, lui, come vi dicevo prima, ha in qualche modo verificato la distribuzione statistica sulle occorrenze dei terremoti e della relazione del numero di terremoti di magnitudo elevata rispetto al numero di terremoti di magnitudo più piccola. Quindi ha lavorato su questa distribuzione. E a proposito di magnitudo, una delle notizie che corre spesso, no, su internet, quando noi dell'istituto rilasciamo una magnitudo, soprattutto una magnitudo abbastanza elevata, è quella che veniamo presi a parolacce, quando va bene, sul fatto che non siamo in grado di stimare la magnitudo, ma quale sei? Se io uno, io l'ho sentita forte, era almeno 7, ma che dite? Ma non siete in grado neanche di stimare la magnitudo, io ero a casa, ho sentito questo, ho sentito l'altro, questo è molto più forte. Quello che è stato poi chiamato, no, il tuo magnitudo, decidiamo per un terremoto, diciamo al popolo di Facebook di darci la magnitudo, facciamo una media, probabilmente ci becchiamo. Allora io qui voglio essere anche un po' buono e dirvi che non è del tutto sbagliato avere queste sensazioni diverse rispetto alla magnitudo, ma partiamo da un concetto: la magnitudo esprime con un numero l'energia in gioco in un terremoto. Questo terremoto si sprigiona in un certo punto nell'ipocentro e rilascia onde sismiche, i cui effetti possono essere diversi. Gli effetti vengono misurati dagli accelerometri, dai sismografi, con le stazioni, ma vengono osservati, diciamo, dalle persone in base al danneggiamento che hanno avuto sulle loro case, da quanto sono stati scossi. Prendiamo ad esempio le intensità osservate a seguito del terremoto del 24 agosto. Come prima, i pallini colorati rappresentano in qualche modo il danneggiamento osservato, quindi sono rilievi che il danneggiamento osservato sono quindi rilievi che vengono fatti parecchi giorni dopo il terremoto. I pallini più scuri sono il danneggiamento maggiore, i pallini più chiari i danni minori. Comunque si parte dal sesto grado della scala Mercalli, che vuol dire comunque un certo livello di danneggiamento. Il sesto grado è la soglia del danno. Come vedete, è vero che c'è una certa concentrazione, no, qui vicino all'epicentro dei danni maggiori, ma il danneggiamento è abbastanza vario, cioè non decade in maniera uniforme rispetto all'epicentro. E non è una caratteristica solo di quel terremoto, viene portato un altro, ad esempio l'Aquila. Voi dite sì, è vero, il danneggiamento diminuisce allontanandosi dall'epicentro. Questo perché la quantità di energia, le onde, viene dissipata allontanandosi dall'ipocentro. Ma dipende anche da alcune situazioni. Vedete che ci sono
dei pallini arancioni in mezzo a dei gialli, oppure alcuni rossi isolati, alcuni danneggiamenti maggiori, perché il danneggiamento e quindi in qualche modo anche l'intensità con la quale noi risentiamo del terremoto dipende sia dalla magnitudo ma anche da altri fattori più locali. Questa è la situazione, ad esempio, se intuite, è un po' quello che c'è a Città del Messico, dove parte della città è costruita su roccia e parte della città su un vecchio lago. Ora, questa è una situazione in scala molto grande, ma in realtà è ciò che avviene sempre, cioè dove abbiamo case costruite su roccia e case costruite su terreni più soffici. L'Aquila è un esempio lampante, in quanto parte della città è costruita al centro storico su queste mega brecce che sono in qualche modo assimilabili alla roccia, ma anche grosse zone sulle quali, anche strade volendo, che sono costruite invece su terreni più soffici come i Limi Rossi. Le stesse mega brecce a volte sono sovrapposte a questi terreni più soffici, per cui creano situazioni molto complesse, che quindi agiscono anche a livello di quartiere, di singola casa. E che cosa succede quando arriva un'onda sismica? Lo stesso terremoto succede che l'ampiezza delle onde con la quale parte, la velocità, è la stessa. Quando l'onda sismica incontra un terreno più soffice, l'ampiezza delle onde aumenta. Aumentando l'ampiezza delle onde significa che lo scuotimento sarà maggiore, per cui lo stesso terremoto, la stessa energia, sentiremo la scossa in maniera diversa. Un altro esempio riguarda il fatto che, è vero, noi ci troviamo magari sulla stessa conformazione geologica del territorio, siamo tutti e due su roccia. Io nel mio palazzo ho sentito una certa scossa, stavo a un piano, nel palazzo a fianco magari l'ho sentita diversamente, no? Allora ognuno butta poi su Facebook, non è vero, io questa l'ho sentita fortissima. Partiamo dal concetto che i sismografi e gli accelerometri sono piazzati sulla Terra, quindi registrano il movimento della Terra, non registrano il movimento dei palazzi. In questo esperimento, questo scienziato ha costruito questi tre blocchi a tre altezze diverse per simulare tre palazzi diversi, quindi un palazzo molto alto, un palazzo di media altezza, quello centrale, e un palazzo molto basso. Lui parte con uno scuotimento, quindi un terremoto, muovendo molto lentamente, cioè cercando di riprodurre quelle che si chiamano oscillazioni di lungo periodo. Quando fa queste oscillazioni? Allora, i tre palazzi sono piazzati tutti sullo stesso blocco di legno. Quello che vediamo è che i tre blocchi reagiscono in maniera diversa, cioè il blocco più alto si muove, l'altro no. Adesso darà una dimostrazione di un'ampiezza media, quindi come vedete i due palazzi, quello più alto e quello più basso, non si muovono. Quello centrale risente tantissimo di questo scuotimento, eppure la magnitudo del terremoto è la stessa. Quando passiamo ad alte frequenze, ci accorgiamo che sono in realtà i palazzi più piccoli quelli che risentono di questo scuotimento e non gli altri, per cui in qualche modo ci può stare che qualcuno senta il terremoto in maniera diversa dagli altri, ma la magnitudo non è assolutamente toccata. Allora, andando un po', no, verso la fine, quello che è il pensiero, no, di chi cerca di prevedere terremoti, no? Leitmotiv è che è inutile, noi non vogliamo prevedere terremoti perché il business della ricostruzione, quindi prevederli non conviene. Ora, fermo restando che prevedere un terremoto anche qualche giorno prima non mette al sicuro le case, cioè il fatto che noi dovessimo sapere che c'è un terremoto tra magnitudo 6,5 tra una settimana, noi andremo via, ma le case resterebbero lì così come sono, quindi crollerebbero lo stesso. Quindi non capisco perché il business della ricostruzione dovrebbe esserne avvantaggiato. Prevedere i terremoti è possibile, così sostengono Gagliardi e Calandra, quello di prima, il rischio si innalza, si aumenta l'allineamento. Sempre questo concetto di rischio, rischio, rischio. Allora vi do due informazioni. La pericolosità stima la probabilità, in qualche modo, che un certo sito sarà interessato da uno scuotimento in un periodo di tempo. Quindi è legato all'occorrenza del terremoto, alla magnitudo, a quanto spesso accade questa magnitudo, ed è una conformazione fisica del suolo, cioè non
non interessa ciò che c'è sopra. Il rischio tiene conto invece anche del costruito, delle persone, per cui dire che il rischio si innalza, si aumenta l'allineamento dei pianeti, significa dire che la probabilità di occorrenza dei terremoti aumenta a parità del costruito che c'è sopra. Quindi sì, da qualche parte alziamo il rischio, ma non possiamo fare nulla per abbatterlo in questa situazione, perché anche saperlo prima non ci aiuta a mettere in sicurezza le nostre case. È come se, fanno l'esempio, no, della malaria, dice, noi oggi volessimo, come se decenni fa avessimo provato a debellare la malaria impiegando ottimi termometri. In realtà non è esattamente così. Se vogliamo le malattie, allora il termometro è l'equivalente del nostro accelerometro, cioè noi dobbiamo sapere quant'è la temperatura del paziente o fare delle analisi quando ha la malattia per sapere che malattia ha. Quindi gli accelerometri, i nostri strumenti servono a questo. Se vogliamo fare prevenzione per prevenire la malaria, non è vero che i ricercatori non stiano facendo nulla, i ricercatori stanno facendo moltissimo in questo campo. Quello che noi possiamo realisticamente fare, ad esempio, è identificare quelle che sono le zone, le faglie lungo, ad esempio, il nostro territorio. Questa è una mappa in cui con questi poligoni rosa e gialli vengono riportate tutte quelle strutture geologiche capaci di rilasciare terremoti superiori a magnitudo 5.5. È una proiezione in pianta di queste faglie, hanno una loro emersione più delle volte, inclinano in profondità, in genere tra i 30 e i 60 gradi, e arrivano a profondità di 10-15 km. Quello che vediamo è la loro proiezione in pianta, per cui ad esempio questa è più spessa delle altre, perché molto probabilmente ha un'inclinazione minore, arriva più in profondità. Le faglie lungo la dorsale appenninica sono faglie di tipo normale, cioè rilasciano terremoti tipo quello dell'Aquila di Amatrice, e quindi immergono di una cinquantina di gradi fino a profondità di 8-10 km. Queste strutture i geologi le osservano sia in campagna, ma le osservano anche andando a studiare i dati che vengono proprio dai sismografi, cioè noi andiamo a studiare i terremoti più piccoli, cerchiamo di capire come si allineano in profondità per vedere se riescono a disegnare e darci l'immagine delle strutture geologiche. Facciamo quindi analisi geofisiche e abbiamo riconosciuto una serie di terremoti. Tra l'altro utilizziamo anche i terremoti del passato per andare a capire se c'è stato un forte terremoto, ci sarà una faglia, andiamo a capire qual è la faglia che l'ha causato, ed erano che sono tutti questi terremoti più piccoli. Da quando è stata prodotta questa mappa, poi sono accaduti altri terremoti e si sono localizzati tutti lì dove i geologi avevano disegnato delle strutture. Quindi vuol dire che non è vero che la scienza non fa nulla. La scienza, con un certo grado di affidabilità, è in grado di disegnare quelle che sono le faglie sismogenetiche, cosiddette, cioè quelle in grado di rilasciare terremoti. È chiaro che la conoscenza non è completa, ma non può essere completa. Ma è già un grosso passo avanti. Per trattare tutte le altre zone, poi sono metodi più altri metodi articolati per trattare le zone dove non conosciamo le faglie, ma queste faglie funzionano, cioè le nostre conoscenze sono conoscenze verificabili. Quello che manca è la nostra percezione, no? La nostra conoscenza del territorio. Ad esempio, se prendiamo la storia sismica di Amatrice, cioè i danneggiamenti avuti da Amatrice nel corso degli anni, quindi sull'asse delle X abbiamo gli anni, sull'asse dell'Y le intensità osservate. L'ultimo terremoto del 2016 non era un caso isolato, era accaduto altre volte nella storia di Amatrice. Ma la nostra... Sì. No, ma c'è l'altra scuola? No, non possono entrare, più di 50 non ci possono stare. Vengo io, giù. Okay. Quindi quando noi diciamo è capitato adesso, non è mai capitato, è perché la nostra conoscenza, questi siamo noi, è veramente limitata, no? A una cinquantina d'anni più o meno. Se prendiamo la memoria storica dei nostri genitori, andiamo un po' indietro, i nostri nonni ancora di più, i nostri nonni magari altri terremoti li hanno visti, se non proprio da Amatrice in zone vicine, eppure noi tendiamo ogni volta a dimenticarci della ciclicità con la quale accadono i terremoti. Lo studio dei terremoti storici, come lo vedete qui, invece ci dà informazioni, ad esempio, a partire in Italia dall'anno 1000, dall'anno 1300, abbiamo cronache di terremoti. Se ci aggiungiamo la geologia, che studia le migliaia e milioni di anni, abbiamo il quadro della storia geologica del nostro territorio
abbiamo un quadrone, abbiamo un quadrone bellissimo, sappiamo, conosciamo con un certo grado di affidabilità dove accadranno queste strutture, quindi conosciamo le faglie, cerchiamo di tirare fuori una statistica sulle occorrenze di questi terremoti, lo facciamo a livello globale, cerchiamo di farlo anche a livello più locale e costruiamo quella che appunto si definisce la pericolosità, quindi che è rappresentata dalla frequenza, dalla forza dei terremoti che lo interessano, quindi una caratteristica fisica, come vi dicevo. La definizione di pericolosità è la probabilità che in una data area, quindi può essere anche una città, l'Aquila, e in un certo intervallo di tempo, mettiamo in un periodo di 50 anni, si verifichi un terremoto da qualche parte intorno al nostro territorio che faccia sì che all'Aquila si superi una certa soglia di intensità o di accelerazione del suolo. Perché parliamo di accelerazione del suolo? Perché è un dato che dobbiamo dare noi geofisici agli ingegneri per costruire, quindi noi agli ingegneri diamo un'indicazione su quale sarà lo scuotimento che sarà probabile superare o non superare in un periodo di 50 anni. 50 anni perché dovrebbe essere costruito l'età delle costruzioni che intendiamo fare, cioè la vita nominale cosiddetta delle costruzioni. Quindi noi agli ingegneri siamo in grado di dire qual è lo scuotimento per il quale devono andare a costruire. Ma queste informazioni, che poi diventano le cosiddette norme tecniche di costruzione, sono o poco conosciute oppure, come nel caso dell'Italia, molto spesso messe in cassetti. Questa è la mappa di pericolosità ufficiale, che rappresenta la probabilità di superamento del 10% di scuotimento orizzontale in un periodo di 50 anni, cioè solo un valore della probabilità che stiamo dando. Il 10% che vuol dire? Diciamo 10%, per esempio lo scuotimento di 0.2G, cioè 2% della trazione gravitazionale, un scuotimento orizzontale, questo valore di 0.2 ha una probabilità del 10% di essere superata in 50 anni. Significa che tu che costruisci per far sì, sapendo che al 90% quello scuotimento non verrà superato. Quindi capite che le nostre costruzioni, le case dove abitiamo, se a norma, sono costruite per salvaguardarci la vita. Cioè non significa che debbano resistere e rimanere integre per ogni terremoto. Significa che sono costruite per salvaguardarci la vita. Ma queste sono le norme oggi. In Italia queste mappe di pericolosità sono state prodotte in maniera anche molto diversa, certamente perché le conoscenze sono andate avanti, a partire dal 1908 più o meno, il grande terremoto di Messina, Reggio Calabria, ma le norme ogni volta o venivano messe nel cassetto o venivano rinviate, ma funzionano solo per il costruito post normativa. Cioè ciò significa che questa mappa è entrata in vigore a giugno-luglio del 2009, ciò significa che tutto ciò che è stato ristrutturato, costruito post giugno del 2009 deve seguire la normativa attuale. Tutto ciò che è stato costruito prima si basa su normative più vecchie, quindi occhio anche a quando diciamo stiamo costruendo a norma. Ma al di là di questi discorsi, quindi la scienza una prevenzione la fa. A noi non serve sapere quando accadrà il terremoto di magnitudo 4,5 nel Tirreno, a noi serve sapere qual è lo scuotimento che ci aspettiamo in una certa zona, e ci serve saperlo facendo finta che il terremoto possa avvenire domani. Cioè non ci serve da una settimana, noi dobbiamo vivere sapendo che il terremoto accadrà quando? Domani. Ma io devo avere la mia casa, la mia scuola sicura oggi, perché quella è l'unica prevenzione possibile. Io ho finito, mi auguro che ci siano delle domande.